Allora, come sapete, il libro di questa sera è La pura superficie di Guido Mazzoni, che è uscito lo scorso autunno nella collana di poesia di Donzelli. È la seconda raccolta poetica di Guido, appunto era stata preceduta qualche anno prima, nel 2010, da I Mondi, nella stessa collana, ma in realtà c'è una prima raccolta, una prima semi-raccolta, non so se l'autore la considera effettiva raccolta, che era uscita addirittura nel 1992 nei Quaderni di poesia contemporanea, allora pubblicati da Guerini Associati, da Marco Di Marcos e curati da il presente Franco Buffoni. Quindi diciamo, il percorso di Guido Mazzoni come intellettuale, come critico, come saggista, riconosciuto e molto stimato anche fuori dai nostri confini, non prevede la poesia come una sorta di espansione, come una sorta di coda, come una sorta di magari sperimentazione sul campo di una produzione appunto critica e teorica che ne prescinde, ma in realtà è proprio parte intrinseca, insomma, della sua anima, si sarebbe detto una volta, comunque anche della sua fisionomia pubblica, visto che quelle raccolte dei Quaderni Italiani sono raccolte che per molti, anche per qualcuno dei presenti qui, hanno segnato appunto un passaggio importante. Dunque, la struttura del nostro piccolo incontro prevede che Guido inizi con una lettura, con un testo, uno degli ultimi, credo, raccolti nel libro, appunto La pura superficie, e poi appunto, insieme a Gilda Policastro, che è alla mia destra, e a Gianluigi Simonetti, che è all'estrema destra del tavolo, cercheremo di dire la nostra al riguardo. Quindi passo la parola a Guido. Grazie. Ringrazio di essere venuti così numerosi nonostante il tempo. Parecchi di voi mi hanno già sentito leggere, quindi non vi infliggo una lunga lettura, leggo un testo solo. Quattro superfici. Gli altri, in quanto esseri esteriori, superfici o corpi. Chi dice io invece non ha corpo, vede soltanto le proprie mani, le guarda come protesi. Osserva gli altri mentre tengono la propria vita interna dentro i volti, scopre di avere un volto solo nelle foto. È osceno essere esposto, essere una cosa, io, quest'auto, la vetrina del barbiere, la busta delle patatine sul marciapiede di Via Gallia. La seconda superficie è la percezione, il modo in cui uno crea un piano di realtà semplificando. A volte, in sogno, vedo le persone senza la parete addominale, con gli organi aperti. È un sogno, significa molto. In questa poesia significa ciò che normalmente resta impercepito, la meccanica del corpo, il tubo di feci che portate dentro, per esempio, la sorpresa di quando la merda si mostra all'esterno come una sostanza aliena. La terza superficie è il linguaggio, le sue astrazioni, l'idea che possa esistere qualcosa come ciò che i segni possa esistere e qualcosa cercano in questa frase di esprimere. La quarta è l'immagine interna degli altri, il loro peso immenso, il loro campo. Agisco per voi, scrivo questa poesia per essere accolto, divento libero solo quando morite internamente. Il rimorchio sbanda contro la nostra auto trachiusa in Roma, io lo osservo senza angoscia. È una specie di sguardo puro, di cinematografia della mia morte, ma Daniele Balicco resta calmo, l'automobile passa, per qualche minuto non parliamo, poi tornano gli aneddoti, le biografie, quattro persone. L'inglese ha un'espressione che mi piace molto, small talk, sono i discorsi di superficie, le parole di contatto, ciò che Heidegger in Essere Tempo chiama la chiacchiera, la scherede. In italiano, nella nostra lingua interna, la parola che usiamo più spesso per indicare tutto questo è cazzate. Le opinioni su ciò che ignoriamo, i discorsi che escono dai cellulari e entrano nei vagoni in mezzo a tutti, i figli, un'infezione all'unghia, la Juventus, i nemici privati che non conosciamo, gli altri parlano di cazzate. Chi dice io fa eccezione, è l'unico che esista veramente, è il soggetto. Quando Daniele Balicco riprende il controllo siamo vivi, parliamo di cazzate, non aderisco a nulla, mi sembra che non aderiate a nulla, siete la parte che manca nel vostro mondo, siete un luogo inabitato. Allora, c'è un'espressione che ha usato Guido Mazzoni in una conversazione che ha avuto con Gianluigi Simonetti sul sito di Nove Argomenti poche settimane fa, insomma all'uscita del libro,
che mi ha molto colpito, sia per l'ironia della formulazione, sia per quello che in qualche misura implica, no? In parte poi la commenta Guido, ma credo che sia un'espressione che possa significare anche di più di quello che ha detto in quell'occasione. E questa espressione è poesia per adulti. Cosa intende Guido? Intende appunto una protesta, diciamo, da parte sua, è una nota di poetica da sua, anche se con la partecipazione critica di Gianluigi, una protesta nei confronti di una deriva, diciamo, del poetico che appartiene in particolare alla cosiddetta poesia di ricerca del nostro tempo e che, a suo modo di vedere, comporta anche una miura delle facoltà razionali, cognitive, argomentative della poesia in favore invece appunto di uno stato idiota, avrebbe detto Zanzotto, dell'io, stato idiota che peraltro connota anche uno dei poeti più amati da Guido Mazzoni, cioè connota la poesia di Mario Benedetti, è proprio questa dell'idiozia una sua esplicita categoria, diciamo, di poetica. Con idiozia si intende naturalmente, secondo l'etimo zanzottiano, appunto la chiusura della propria personalità, l'incapacità di, attraverso il linguaggio della poesia, mettersi in relazione con l'altro, non solo inteso come il prossimo, no? L'inferno che sono gli altri, ma proprio con l'altro inteso come mondo dei fenomeni, come mondo delle cose, come mondo delle apparenze, ma anche delle sostanze, per dirla lesionamente, cioè appunto col mondo in quanto tale. E invece precipitare appunto in una condizione prossima alla fasia, al dettio, oppure appunto all'abdicazione nei confronti delle facoltà razionali. Viceversa, la poesia che persegue Guido Mazzoni, l'ho detto anche recentemente in un incontro che c'è stato a Monteverde, nella serie appunto di letture curate da Maria Teresa Carbone e da Marco Giovenale, diceva appunto Guido, di fronte alla poetica appunto della negazione, dell'assertività che appunto connota molta poesia di ricerca, la sua per così dire è una poesia iperassertiva, in cui appunto, come abbiamo sentito, per esempio con le citazioni dalla filosofia, dal pensiero, dalla tradizione del pensiero, quasi citazioni quasi che potrebbero uscire da un seminario universitario, insomma, invece questa poesia appunto si colloca in una dimensione non solo argomentativa, ma appunto, dice Guido, iperargomentativa, un po' come la pittura iperrealista finisce per mimare la fotografia, per mimare la riproduzione meccanica del reale, ma in realtà proprio con questa sua percezione accentuata finisce anche per essere una sorta di allucinazione della realtà. E quindi quella che appare una poesia del controllo per antonomasia, in un certo senso può finire per essere, e vedremo come poi molto performativamente finisce per essere nel libro di Guido, anche una poesia della perdita del controllo, no? I due estremi si toccano, no? Per citare, per ricordare un esempio, forse non è tra quelli più amati da Mazzoni, tra insomma, il canone della poesia del secondo Novecento, l'esempio più tipico che mi viene da fare è quello di Amelia Rosselli, no? Che ha disarticolato le strutture del pensiero e le strutture della dizione del pensiero stesso, ma non perseguendo appunto un abbassamento del controllo e una perdita delle capacità cognitive, viceversa perseguendo il massimo controllo, no? Proprio c'è una sua pagina poetica in cui si paragona il poeta proprio a una sorta di computer che deve tenere conto di tutte le variabili ipotizzabili e proprio per questo finisce, ahimè, per impazzire. Ecco, questa dialettica del controllo è una dialettica, secondo me, che dà più conto delle problematiche della poesia di oggi di quanto non sia quella invece più dibattuta nella discussione di poesia contemporanea della assertività. Perché, come ha mostrato insomma, il filosofo Stefano Velotti di recente, appunto quella del controllo è una tipica dialettica del presente, no? Un eccesso di controllo può capovolgersi nel suo contrario. Però quando Guido parla di poesia per adulti, naturalmente allude anche a uno dei contenuti del libro, in particolare una delle poesie, non so se poi la leggerà più avanti Guido, che è una di quelle in cui il soggetto maggiormente, il soggetto indipendentemente se poi il soggetto si identifichi o meno con l'autore del testo, come dice appunto nella premessa al libro Guido, questa è una variabile a suo dire indipendente. Ma comunque il soggetto del testo in quell'occasione, questa poesia Barry Legal, che mette in scena appunto un soggetto consumatore di pornografia su internet, chiaramente è una di quelle in cui, anche proprio dal punto di vista teatrale, prossemico, come in una circostanza di una lettura pubblica, effettivamente il soggetto si espone maggiormente. Ecco, avete sentito che questo termine esporsi
è uno dei termini appunto di cui si parla in questa poesia Quattro superfici. Quando si parla di esporsi in poesia si pensa al famoso aforisma di Paul Celan, no? La poesia non si impone più ma si espone. Cosa intendeva Celan? Appunto quella di una poesia, come va di moda dire adesso, inerme dal punto di vista delle corazzature, delle schermature caratteriali più o meno psicanalitiche che qualsiasi opera di formalizzazione, in particolare appunto qualsiasi opera di scrittura, comporta nei confronti del soggetto. La poesia di Celan, viceversa, opera delle brecce, delle aperture, delle fessure in questa corazza caratteriale che invece in qualche modo strutturalmente la poesia produce attorno all'io, e attraverso queste aperture in qualche misura l'io si sporge a guardare quello che c'è fuori, un po' come in un finale di partita becchettiano, e fuori non vede altro che il nulla, e questo nulla è effettivamente ciò a cui ci si espone scrivendo poesia. In realtà Quattro superfici in particolare, ma Quattro superfici non a caso è stata scelta da Guido come diciamo epitome, come sineddo che della raccolta nel suo complesso, ci mostra una struttura più complessa, una dialettica più screziata, meno dicotomica, meno tagliata in due di quanto non sia il sì e il no di cui parla Celan, perché lo schermarsi e l'esporsi in qualche misura sono anche appunto anche questi oggetti di una dialettica, sono due contrari che però finiscono in qualche misura per coincidere, e appunto proprio per come è costruita questa poesia, ma per come è costruito il libro nel suo complesso, ripeto, questi due stemmi si toccano davvero, no? C'è un momento quasi esistenzialista, verrebbe da dire, in cui il soggetto si guarda dall'esterno e in qualche misura commenta, no, i propri gesti, si guarda nel proprio estraniarsi dalla scena della situazione, appunto introducendo anche il piccolo fatto vero del viaggio in automobile con l'amico Baricco, e questo piccolo fatto vero però si introduce appunto come qualcosa che proviene dall'esterno e che mette in crisi l'armatura di concetti, l'armatura di pensieri, l'armatura di opinioni che quel soggetto ha costruito attorno a sé. Le superfici quindi in qualche misura sono, non sono giustapposte come in un mosaico, ma sono in realtà concentriche, no? C'è una superficie più esterna, c'è una superficie intermedia, man mano ci si avvicina verso un supposto centro che poi magari, come capita in questi casi, più lo si cerca scavando e meno lo si incontra davvero. In qualche misura quindi il soggetto si presenta come un oggetto stratificato, come un carciofo, diceva Gadda a proposito della personalità dell'autore, no? Sfogliando le foglie del carciofo, sfogliando le pellicole protettive, gli strati concentrici che appunto si assommano, che proteggono l'io, bisognerebbe poter giungere a un centro che è pur sempre però un'ipotesi, una speranza o forse un timore, piuttosto che un'effettiva realtà spiegabile. Nel prosieguo, nelle poesie successive rispetto a questa, nella raccolta, noi abbiamo intanto uno di questi testi che Guido ha intitolato Stevens e che sono uno degli aspetti anche dal punto di vista strutturale più interessanti della pura superficie rispetto al precedente dei mondi. Stevens sono delle variazioni, si potrebbe dire con l'espressione di Antonella Negga, cioè delle pseudo traduzioni da ben note poesie appunto di Wallace Stevens, e questa circostanza lo sceglie appunto il poeta filosofico, ma anche il poeta più remoto in fondo dalla sperimentazione plurilinguistica che ha connotato la poesia modernista. Guido segna anche una sua scelta di poetica, un suo orientamento molto preciso. Appunto, se noi guardiamo le poesie iniziali del suo percorso, pubblicate quando aveva appena 25 anni, appunto nel terzo quaderno di poesia contemporanea, appunto diceva Franco Buffone nella prefazione a queste poesie, non so, devo mettere le mie basi, questo è il problema culturale, metaforico, molto preciso, diceva appunto Buffoni che era molto sintomatico che un poeta così giovane partisse da un canone, partisse da delle radici testuali che erano quelle, all'epoca forse non così di moda, del grande modernismo anglosassone, appunto da Pound e soprattutto da Eliot. Ecco, passare per così dire da Pound ed Eliot a Stevens, che come è noto
aveva un rapporto dialettico di attrazione e repulsione nei confronti di Pound, ma invece viveva una forte antipatia nei confronti di Eliot, e soprattutto passare appunto da una poesia basata appunto sull'interiezione, sull'interruzione, sulla non dico il balbettio appunto Zellan, Zanzottiano, Rosselliano, però qualcosa che si avvicinava appunto a una destrutturazione del linguaggio, passare invece a una poesia appunto assertiva, filosofica, argomentativa, come è quella di Stevens, naturalmente sotto temperature retoriche molto diverse, significa appunto anche contrassegnare un proprio passaggio di stato, un proprio passaggio di poetica molto, molto eloquente. Non è un caso, insomma, negli anni 80 in cui si è formato Guido, Stevens sia stato fatto proprio nella generazione sia dei poeti dell'avanguardia sia dei poeti delle generazioni successive da quegli autori che hanno guardato alla svolta postmodernista con un'ottica di apertura e non di negazione frontale. Penso per esempio a Antonio Porto, Alfredo Giuliani, a Giovanni Raboni, in un campo diverso. Questo Stevens però, questi assi che come in un telaio in continuo movimento scandiscono appunto il pensiero parola di Mazzoni e lo riorientano ogni volta, no? Risagomando in qualche misura, intelagliando appunto questa raccolta con un piglio di costruzione, con un piglio strutturale che era ignoto ai libri precedenti, alle raccolte precedenti di Mazzoni. Ecco, questo ritrovare in Stevens certi accenti che evidentemente assomigliano molto a quelli del loro traduttore variatore, colpisce molto, no? Faccio qualche citazione un po' se volete tendenziosa, ma appunto come se il nulla contenesse un métier, un assunto vitale. Ecco, questo tipo di Stevens, questo Stevens campionato da Mazzoni, rimixato da Mazzoni, che appunto incontriamo negli spigoli, negli angoli, negli incroci del libro, in qualche misura ci fa pensare, ci fa capire che la posizione dell'io, la posizione del soggetto, il suo appunto, la postura da quale argomenta sul mondo, sia qualcosa che non risponde tanto alla poetica, forse all'ideologia di Mazzoni come intellettuale, come saggista, come critico, no? Se confrontiamo, come quasi ovvio fare, la posizione dell'io, la posizione del poeta, con quella che appare dalle ultime pagine di questo libro bellissimo, pubblicato un paio di anni fa, la Terza, di Stili Generali, che è una specie di diario saggio, filosofico, appunto, su Berlino, su un viaggio a Berlino, che forse ha fatto veramente nascere, no? la voce, la postura dell'io più caratteristica, più convincente, più forte di Mazzoni. Ecco, vediamo che appunto apparentemente in poesia è come se noi vedessimo applicate, appunto secondo quella tipologia dell'intellettuale che è anche poeta, vedessimo applicate appunto le teorie, la visione del mondo, la descrizione sociologica che appunto in questo saggio viene esposta. Ecco, non è così in realtà, perché appunto nel vivo della poesia, così come appunto insegnano i grandi maestri, si giunge a una verità delle cose che è differente da quella che appunto il nostro controllo razionale pretenderebbe di argomentare. E leggendo per esempio gli esergo della raccolta, che sono tratti da Kafka, in particolare il secondo, da tutte le cose mi separano spazio cavo che non mi affetto a delimitare, si capisce come questa postura, questa idea per cui appunto tutto quel mondo delle relazioni, quel mondo delle ideologie, quel mondo della partecipazione anche affettiva ai destini generali, che appunto nel presente vediamo estinto, non più percorribile, non più incarnabile, non più perseguibile, in realtà questa idea di uno svuotarsi dell'esperienza, di uno svuotarsi della partecipazione, di uno svuotarsi del legame con gli altri, non è un fatto del nostro mondo postmoderno e post-ideologico, ma è qualcosa che è un manca etere, diciamo, che appartiene, per così dire, a un certo modo di guardare la realtà, che è il modo degli scrittori, che è il modo dei poeti, che è il modo di Kafka o appunto di Leopardi. Pensatori e poeti che hanno verificato appunto in corpore vili, che hanno verificato nella scrittura prima che nella teoria questa loro postura. Se noi appunto proseguiamo nella lettura oltre quattro superfici, anche oltre l'ultimo Stevens, incontriamo un testo che si tiro a terzo ciclo e che leggerei perché so che Guido non ama leggere, forse non l'ha mai letto in pubblico. E mentre guardi le riviste, le vite dei calciatori in mezzo alle altre larve nella sala della chemioterapia,
Sappiamo entrambi che non vivrai. Sappiamo che non servono parole. Perciò guardiamo la stanza o parliamo di Antonioni o di questo muro fuori filo che è fatto male e ti disturba. Hai lavorato nei cantieri, è stata questa la tua vita. Ma oggi non importa, siamo felici di esserci ancora, di stare insieme qui. I maschi non piangono, le parole non contano. La scena è una scena in qualche misura topica della letteratura, il confronto appunto con il padre, che magari è anche il secolo da cui proveniamo, insomma, il tempo che in qualche misura ci ha generato, padre biografico, ma anche il padre inteso appunto come sistemi valoriali, il mondo del lavoro, il mondo del bel lavoro, del lavoro fatto bene, che è la vita, che è l'esistenza e che invece oggi appunto non conta più, non ha più significato. Ecco, l'abbandonare, il congedarsi da questo mondo che sta morendo, che anzi è già morto, è appunto una scena topica. Si può pensare a Svevo nella sua versione, diciamo, comica, grottesca e intollerabile nella sua appunto atroce comicità, oppure più recentemente a una scena magnifica di Geologia del padre di Valerio Magrelli, che è un autore al quale spesso Guido ha guardato e che probabilmente in qualche misura ha anche condizionato i suoi primi passi come poeta. Questo abbandono però è l'ultima pagina del libro, è come se il carciofo, no? Il carciofo delle percezioni, il carciofo dei sentimenti, il carciofo delle pellicole che avvolgono l'io, fosse stato sfogliato fino in fondo, no? E invece di un carciofo si rivelasse una cipolla, che quindi in qualche misura ci impone una reazione anche fisiologica alla cognizione del dolore. Questo centro cavo, questo luogo innominabile, questo luogo che credo, insomma, Guido me l'ha accennato, lui è stato molto in dubbio se aggiungere a questo libro oppure tenere fuori, no? Come fosse appunto un centro che però al contempo è un escluso, un forcluso della propria sfera di osservazione. Ci dice molto anche di come è concepito l'istituto lirico. Guido, tra i suoi titoli di saggista, appunto ha un libro importante sulla poesia moderna ed è appunto una teoria della lirica. Ma a questo punto che cos'è la lirica? Che cos'è la poesia lirica? La poesia quindi che dice io, no? Che si permette questo gesto antico, intollerabile, ma anche inaggirabile in qualche misura, che è appunto dire io. Probabilmente consiste proprio in questo rapporto col mondo fatto di sfere concentriche, no? Il libro precedente aveva questo titolo, I mondi, che è un titolo enigmatico per certi versi. I mondi sono naturalmente, dal punto di vista referenziale, sono le sfere, questo è anche nel linguaggio sociologico, della trattatistica sociologica, della saggistica, tema sociologico, questo discorso delle sfere appunto è un discorso che appunto poi Sloterdijk ha fatto suo in maniera visionaria, sotto tutt'altra specie. Però appunto le sfere sono appunto le nostre sfere di relazione, i nostri luoghi di incontro, sono i luoghi dove si opera appunto il discorso, la chiacchiera, lo small talk, le cazzate di cui parlavano le quattro superfici. Le sfere sono le sfere però anche discorsive, le sfere degli argomenti che trattiamo. I mondi sono quindi i luoghi, no, di incontro, che però in realtà nella loro pluralità mostrano che c'è un luogo più interno, più intimo, che è un luogo innominabile, che è il luogo dell'io, appunto. Il mondo interno, il mondo che è chiuso dentro a queste pellicole, che rivelare appunto fa soffrire e probabilmente fa piangere anche. Questo mondo è innominabile perché è una monade, questa è la parola valigia nascosta dentro i mondi, no? È uno spazio, una specola, un punto di osservazione nei confronti dell'esterno, che in qualche misura appunto è condizionato da queste piccole percezioni e chiuso con pareti a doppia mandata rispetto all'esterno. Per cui appunto nel momento in cui i mondi diventano plurali, noi siamo di fronte a un principio di moltiplicazione, di relativizzazione e quindi anche di negazione dura, violenta, di questa sfera del lirico, di questa sfera del personale, del soggettivo, che invece dovrebbe stare al centro, dovrebbe avere la parola. Un altro filosofo, Jean-Luc Nancy, ha parlato del nostro tempo come del tempo della fine del mondo, perché il mondo, inteso nell'ottica
l'opposta fenomenologica di Nancy, è appunto il luogo dell'incontro tra l'esterno e l'interno, il luogo delle relazioni, il luogo in cui il soggetto può appartenere a un essere singolare plurale, può avere ancora uno spazio di agibilità, perfino politico, dico una bestemmia. Quindi è un luogo che è finito, che ha avuto fine, a cui è stata messa fine, e che ci lascia appunto con invece dei frammenti di mondo, che sono appunto i mondi. Ecco, c'è tutta una tradizione del pensiero negativo, penso appunto a Beckett, penso a Kafka, penso a Leopardi, penso a questi autori che in qualche misura hanno guardato appunto ai mondi come una moltiplicazione del principio trascendente, no? C'è una famosa pagina dello Zibaldone, mi pare, in cui Leopardi parla appunto della moltiplicazione politeistica, dice il principio dell'ateismo è il politeismo. Se tu non credi in un principio assoluto, se tu non credi in un mondo unico, significativo, che appunto sia esprimibile e conoscibile, se tu moltiplichi questo principio come facevano gli antichi, in realtà costruisci una teoria di personaggi, una teoria di luoghi, una teoria di mondi che negano ogni forma di trascendenza, ci gettano appunto in una dimensione puramente relativistica, che poi è quella che appunto in separata sede, in separata sfera, Mazzoni ha analizzato appunto dal punto di vista sociale. Ecco quindi che la poesia in qualche misura costituisce, la scrittura poetica di Guido costituisce al contempo la verifica ma anche la smentita dei suoi assunti, diciamo, di teoria sociale e politica. Questa contraddizione è una contraddizione intima, è una contraddizione lacerante, è appunto ciò che comporta lo scollarsi di queste pellicole, no? Di queste pelli. La pelle si strappa e, come è noto, quando la pelle si strappa dalla superficie del nostro corpo, e man mano che si approfondisce questo strappo, questa lacerazione, la sofferenza aumenta sempre di più. Allora, grazie innanzitutto a Guido Mazzoni per avermi invitato a presentare questo libro. Diciamo che per me è una specie di risarcimento, visto che non mi è stato ancora possibile recensirlo, dal momento che proprio in questa occasione ho scoperto che gli scrittori non possono recensire altri scrittori, a quanto pare, almeno su alcuni supplementi. Ed è stato per me un vero dispiacere, perché ho, diciamo, letto questo libro in vari momenti. Ho letto innanzitutto, credo, l'ultima bozza, ho anche una dedica sul dattilo scritto, quindi insomma sono particolarmente fiera dei filologi di domani, ho una dedica sia sul dattilo scritto che sulla versione stampa. E ho letto questo libro diverse volte, l'ultima naturalmente per questa occasione, ed era mia intenzione fare una lettura volta a diciamo, isolare all'interno del testo, visto che ormai di questo libro si è tanto parlato, sono uscite tante recensioni, Andrea ha fatto un intervento molto ricco, avevo in mente appunto di costruire un percorso attorno ai due elementi del titolo, cioè andare a rileggere il testo isolando appunto le occorrenze di cura e di superficie. Poi, come sempre accade nelle letture e ancor di più nelle riletture, il testo mi ha portato in una direzione, a seguire una direzione un po' diversa, anche se appunto non così distante dal titolo, o comunque insomma una direzione che si concentra su un tema che è al titolo naturalmente imparentato e dal titolo discende in qualche modo. Lo anticipo in modo, diciamo, secco e poi cerco di entrare nel dettaglio. Ho riletto La pura superficie cercando di in qualche modo di comprendere come gli altri vengano presentati e rappresentati in questo libro. Gli altri, la presenza degli altri. La pura superficie è un libro monologante, con un io autocentrato, giudicante, e anche se questo io poi si declina in diverse persone grammaticali, e addirittura si traveste, l'abbiamo detto, Stevens. Quindi abbiamo l'io, abbiamo il tu, abbiamo Stevens. Abbiamo i voi, abbiamo il noi, il loro, eccetera.
quello che ci dice del mondo, della sua presenza, della sua postura e situazione è stato ampiamente descritto ed è molto evidente peraltro, lo anticipava anche la scheda di presentazione a questo appuntamento. C'è un uomo, diceva la scheda, qualunque, ma non è propriamente un uomo qualunque, è un intellettuale, come è molto evidente, che ha diciamo tra i 40 e i 50 anni e che attraversa il mondo occidentale, alcune città in particolare, Roma, Parigi, gli Stati Uniti, e ripercorre alcuni degli eventi simbolo di questo periodo, di questo momento storico: l'attentato alle Torri Gemelle, l'ISIS, la guerra in Angola, Genova. Con un'idea precisa, l'idea è quella della fine di ogni illusione o pretesa utopistica e soprattutto con l'intento di svelare l'insignificanza dei gesti. Diciamo non solo in riferimento ai gesti propriamente detti, cioè quelli del quotidiano, i gesti minuti delle singole esperienze, ma anche le gesta propriamente, con una diciamo non tanto velata irrisione alla generazione precedente di coloro che hanno tra Verino Genovese, diciamo, per citare un personaggio di questo libro, cioè coloro che hanno tra i 60 e i 70 anni e che hanno parlato ad esempio della guerra in Angola o della guerra in Iraq o a seguire dell'11 settembre o delle primavere arabe, come se questi eventi avessero effettivamente avuto un rapporto con le loro vite. Ed è questo un tema molto caro alla generazione di Guido Mazzoni, la generazione appunto dei nati negli anni 60, se pensiamo a un libro famoso come quello di Daniele Giglioli intitolato Senza Trauma, e ancor prima all'Oscurati della letteratura dell'inesperienza, che è un libro di ormai 10 anni fa. Questa disillusione, diciamo, di cui Mazzoni si fa portavoce è un po' il portato estremo, come ricordava la Cortellessa, dei destini generali, anche se in una declinazione ancora più cinica e malinconica, e quindi da questo punto di vista La pura superficie non è una sorpresa per chi conosce questo autore. Però il Mazzoni poeta è diverso, non è esattamente, non coincide col Mazzoni dei destini generali, anche se la parola che chiude quel libro, che è disagio, è una parola, una delle parole chiave anche della pura superficie, e una delle prose di questo libro si intitola I destini generali. Prima di parlare degli altri e di come gli altri vengano descritti e rappresentati in questo libro, ragionare su due momenti in cui gli altri non è aggettivo sostantivato, ma è propriamente aggettivo, quindi si accompagna come atteso a un sostantivo. Il primo momento è il luogo finale, la parte finale di Angola, del testo intitolato Angola, in cui un altro è un altro neonato. E quest'altro neonato compare all'interno di una sequenza discorsiva. Spesso in questo libro gli altri, poi lo dirò, si definiscono attraverso i loro discorsi, e questi discorsi sono spesso riassunti attraverso una terna di elementi discorsivi. In questo caso è lo stesso io a proporsi come altro, nel senso che il discorso che fa a un certo punto con Lino Genovese verte su diversi argomenti della chiacchiera, del discorso comune, e uno di questi argomenti è un altro neonato. Ma un altro rispetto a cosa? Nella prosa non si era parlato di neonati di sorta. È un altro neonato nel senso naturalmente di ennesimo neonato, è l'ennesimo neonato, cioè l'ennesimo bambino che viene al mondo, come si dirà in Accadere, nella sequenza di Accadere, per dar pensiero ai genitori, per far paura, dice addirittura Accadere, ai genitori. Ecco, questo altro neonato mi è particolarmente caro perché riporta al libro precedente, ai mondi, in cui una dei momenti più belli, dei brani più belli, o che a me sono piaciuti di più, che si intitola Generazioni, cioè questo neonato issato a un certo punto di una cena tra amici sulla tavolata, e questo momento dà immediatamente un brivido, perché è il momento in cui la presenza di un bambino dà alla serata tutto un altro connotato, la trasforma, ne trasforma il clima, gli equilibri, le tonalità. Ecco, con questo Guido Mazzoni marca una specie di spartiacque tra la generazione
costretta in qualche modo o così, che sentiva come un dovere quello della procreazione, e la generazione, la sua, la mia e via via le generazioni a seguire, per le quali non c'è più questo obbligo della procreazione, anzi diciamo, ha sentito quasi un dovere verso la vita non procreare, perché vorrebbe dire sovraffollare, vorrebbe dire dare al mondo, come diceva già Pasolini, semplicemente nuove bocche da sfamare. L'altro sintagma in cui bisticcio non è appunto sostantivato ma aggettivo pure semplice, è quello in cui si accompagna a lato, piano, parte. Un altro piano di realtà, dice già la nota incipitaria, la nota introduttiva. E l'altro lato, solitamente, è l'altro lato dello schermo. Però questa, diciamo, questa dualità di superfici è in qualche modo una costante, per cui da una parte esiste qualcosa che si rappresenta, che l'io lirico rappresenta e descrive, e dall'altro quello che non vediamo se non diciamo, di sfuggita e che non conosciamo in profondità. Ecco, Mazzoni di Barry Legal chiama questo lato, questa superficie, la vita visibile, che mi ha fatto pensare a quella che invece Aldo Nove nella vita oscena chiamava la vita raccontabile, in modo però non dissimile, perché Aldo Nove scriveva a metà strada tra l'incubo e il paradiso della dimenticanza, nel tempo imperturbato, Mazzoni direbbe impercepito, con un altro elemento ricorrente in questo libro. Si tratta di due lati, di due aspetti che potrebbero arrivare a coincidere qualora eliminassimo lo schermo, ma Mazzoni non lo fa e tra poco vi dirò perché. Dunque, allora innanzitutto veniamo agli altri in senso collettivo. Gli altri non siamo noi, come nella nota canzone, ma sono proprio gli altri. E chi siamo gli altri è presto detto in questo libro. Innanzitutto una serie di passanti, di figure che vediamo apparire e scomparire, che vediamo apparire occasionalmente, che io appunto ci descrive propriamente come passanti, figure che magari rivedremo in modo formulare, come il venditore di lampadine a LED. Abbiamo il filippino che prova le suonerie in autobus, abbiamo la tatuata, la vecchia compagna di corso incontrata a un matrimonio, abbiamo la donna con cui io ho un rapporto occasionale nella poesia Étoile. Sono appunto passanti, apparizioni che significano solo per quel momento, che colpiscono lo sguardo, l'attenzione in modo estemporaneo. Oppure ci sono dei personaggi che hanno nomi e cognomi, uno ce l'abbiamo qui questa sera, Gigi Simonetti, abbiamo Rino Genovese, abbiamo Daniele Baricco, e quindi persone che appartengono, diciamo, all'aneddotica personale dell'autore e che accompagnano, sono dei deuteragonisti, diciamo, accompagnano l'io lirico in qualche momento, in qualche azione, un viaggio in macchina Daniele Balicco, a Genova Simonetti con Claudio Giunta che a un certo punto compare e poi subito scompare. Questo però è il piano ed è demenziale. In uno strato profondo l'autore ci guida in una diciamo, classificazione degli altri, della presenza degli altri nelle nostre vite, e sono le famose cinque cerchie che definiscono i rapporti tra io e gli altri con una specie di scala di prossimità e di intimità che va da un minimo, anzi no, da un massimo di intimità, cioè le figure più prossime, le figure più vicine ai genitori, a un minimo di intimità che sono invece le persone che vivono o che muoiono nei video, per esempio, o le masse, cioè chi esiste in teoria o in studio. Ve le descrivo proprio con le parole di Guido Mazzoni, le cinque cerchie: le persone che significano qualcosa, le persone che significano qualcosa per un tempo limitato, giorni, settimane, mesi, la cerchia di coloro che gli servono, il famoso venditore di lampadine, gli esseri che vede e che però non conosce, ad esempio le figure in transito nelle stazioni che descrive come corpi e vene varicose, poi c'è la cerchia di chi esiste appunto in teoria o in effigie, le masse, le persone che vivono o che muoiono nel video. Ecco, quali sono gli attributi che di solito si accompagnano agli altri? Ecco, gli altri vengono in questo libro
descritte e definiti da una serie di attributi o reazioni alla loro presenza oppure al loro impatto, che vengono presentati sì come oggettivi, però allo stesso tempo possono essere attribuiti allo stesso io che si mette in una posizione giudicante. Quindi se una relazione con gli altri non si stabilisce è perché gli altri non siamo noi, ma sono delle monadi, appunto, come diceva Cortellesca, sono delle singolarità e oltretutto sono delle singolarità schermate. Ecco, la necessità dello schermo entra sin dalla prima poesia, dal secondo verso della prima poesia. Però anche voi vi schermate, dice Essere con gli altri, la seconda poesia intitolata Essere con gli altri. Quindi gli schermi e i filtri che interponiamo alla nostra conoscenza diretta sono delle protezioni, che è un altro termine della prima poesia, che tutti adoperiamo e quindi valgono in qualche modo oggettivamente, per così dire. Ho raccolto, purtroppo non è il PDF, pur avendo il latino scritto, non è il PDF, quindi la mia, diciamo, il mio repertorio non è scientifico ma è manuale, quindi è suscettibile di correzioni e diciamo, di integrazioni. Però insomma ho raccolto cronologicamente, ma direi anche in climax ascendente, in qualche modo discendente a seconda dell'intensità emotiva, gli aggettivi con cui appunto il termine altro si accompagna, altro declinato in questo caso sia al singolare che al plurale. Opaco, che fa registrare il massimo delle occorrenze, da quel che mi è parso di vedere. Profondo, o assenza di profondità. Poi ci sono le coppie dicotomiche intimo-superficiale, gentile-distante. E a proposito di superficiale, va notato come quando Mazzoni deve descrivere una forma di conoscenza, a volte dice si conoscono superficialmente, come succede tra gli adulti, questo ad esempio in 16 soldati siriani, ma a volte dice ci conosciamo male, che è un'espressione abbastanza curiosa. Poi c'è impercepito, il famoso impercepito, fino ad arrivare a un aggettivo agghiacciante che è inabitato, che è l'explicit, davvero raggelante di quattro superfici. In corrispondenza a queste caratteristiche che Dio attribuisce agli altri, all'altro, ci sono appunto impressioni o reazioni che suscitano gli altri, che vanno dal disinteresse alla sovraesposizione che sconfina nell'opacità, e singolarmente questa sovraesposizione opacità è attribuita al sesso, che dovrebbe essere il momento in cui invece la relazione con l'altro è più intensa, diciamo, a partire proprio dall'incastro dei corpi. C'è poi il disagio e c'è poi la solitudine. Qui un piccolo elemento filologico: la solitudine si aggiunge nella prosa, nella riga finale di Genova, laddove prima c'era solo incomprensibili, si aggiunge questo elemento del saremo incomprensibili, cioè laddove oggi ci sentiamo parte di un evento eccezionale, storicamente rilevante, eccetera, domani non ce lo ricorderemo più, saremo soli, o meglio, verremo percepiti come soli e incomprensibili. E poi c'è appunto questa immagine del deserto del Dio, cioè di questa sensazione di inabitato dell'altro che fa sentire appunto io come in un deserto. Come vi anticipavo, se la presenza dell'altro è fonte di fastidio, di in qualche modo di disturbo, ciò deriva soprattutto dai discorsi degli altri. E quanto questo tema mi sia caro, chi ha diciamo una anche pur minima e vaga conoscenza delle mie ultime cose può naturalmente immaginarlo, visto che le ultime cose che ho scritto non fanno altro che repertoriare la bêtise e i discorsi degli altri, la chiacchiera, le famose cazzate. Questi discorsi nella pura superficie di solito appunto radunano una terna di argomenti o di attività per lo più vacue. Ve ne cito alcuni: il fitness, i giochi di ruolo, l'Atalanta da Angola, le caparre, i figli piccoli, quarti di finale da Beverly Legal, i figli, un'infezione all'unghia, la Juventus in quattro superfici. Sinteticamente si parla di discorsi inutili oppure appunto di cazzate. Ecco, una delle parole tra l'altro più presenti in relazione a questo tipo di situazione è aneddoto, che fa, diciamo, il paio con opacità quanto a maggiori occorrenze, anche se poi aneddoto viene invece sacrificato nella prima poesia, dove era, diciamo, ipotizzato in uno dei finali che poi Guido ha scartato. Quello a cui non rinuncio
pronuncia invece, diciamo, agli altri come interlocutori, presenze vive convocate nel testo, quasi come in una sorta di appello. E se nei vostri volti, come si dice in Essere con gli altri, rimane indistinto, quasi misterioso, chi sono, chi è questo voi, a chi si riferisce, il vostro tempo dei destini generali invece si capisce perfettamente che è indirizzato agli antagonisti dialettici, diciamo pure i padri. Tutto questo a che cosa ci porta? Che cosa se ne può ricavare dal punto di vista del significato? Innanzitutto la possibilità di considerare questo libro come il referto di una esperienza di necessità schermata. E visto che in questo libro c'è un po' di sesso, possiamo parlare di esperienza col profilattico in qualche modo. Chi parla in questo libro preferisce rapportarsi all'esistenza da dietro a un vetro, a uno schermo, e comunque accompagnato da qualcosa di tecnologico, cioè il telefono, ci sono i video, ci sono finanche i videogiochi. C'è un momento di questo testo in cui quasi ci illudiamo che Dio stia per avere un incontro, un contatto con gli altri, ed è un momento che io stesso ho vissuto proprio nel punto preciso in cui l'ha vissuto Guido, cioè in metropolitana, tra la stazione, mi sembra, di Bologna e Policlinico, o comunque in quel tratto della metro B, dove spesso effettivamente la metro si ferma in un tratto molto lungo, e in quel momento di panico in cui appunto gli altri potrebbero costituire un appiglio, ci potrebbe essere un'intesa, una comunicazione, quel momento svanisce. Mi ha ricordato questa situazione la poesia Incontro di Montale, in cui appunto c'è questa possibilità di contatto con un'alterità, in quel caso diciamo quasi extramondana, e poi questo momento inspiegabilmente, incomprensibilmente svanisce. Qui questo isolamento dell'io che sfiora il contatto con l'altro, che poi viene in qualche modo, a cui poi si rinuncia, è diciamo marcato dalle cuffie, cioè io Lirico è un personaggio che sta ascoltando della musica, quindi questo isolamento è pieno e compiuto, non si dà questo incontro. E se la presenza, diciamo, dei filtri, degli schermi era già una presenza viva nei mondi, che erano appunto pieni di filtri, di schermi, di membrane, di veli, di protezioni, qui c'è un elemento nuovo che è molto, molto importante, ed è il fatto che il video diventi materia viva, cioè che il video sia spesso oggetto del racconto, di descrizione, di ekphrasis quasi, no? C'è il video delle Torri Gemelle, c'è il porno, c'è l'ISIS che decapita i prigionieri siriani, anche i fatti di Genova che poi saranno vissuti dal personaggio protagonista in prima persona sono però nella prima parte della prosa visti in TV. E anche se quei video suscitano delle reazioni ossimoriche, è un video orribile, è un video molto bello, è un video violento, per questo ti interessa, è orribile ma non importa, è bellissimo che ci sia violenza, questi video, l'ekphrasis, la descrizione, il racconto del contenuto di questi video è diciamo, il momento più emozionante di questo libro. E uso la parola emozione perché appunto nell'incontro con Balestrini, a cui faceva riferimento Andrea poco fa, Balestrini ha sdoganato appunto questa, ha riabilitato la categoria dell'emozione, dicendo come la poesia sia da un lato una lotta, un agone contro la comunicazione, e dall'altra però il trasferimento, il veicolo di un'emozione. Ora Guido e Andrea mi potrebbero dire tu non c'eri a questo incontro, però ho visto il video. Tutto torna. E quindi mi avvio a concludere. Intanto credo che questo libro, come spero di aver in qualche modo chiarito, è un libro che nella poesia contemporanea è molto nuovo, e per questo forse ha suscitato delle reazioni molto veementi, dall'approvazione entusiastica alla critica ideologica: sei apolitico, sei cinico, sei nichilista, sei saggista e così via. E dall'altro però ha un parente prossimo, diciamo, in alcuni autori della narrativa contemporanea, tra cui secondo me Annina Bonon, che sia negli anni che in memoria di ragazza scandisce gli eventi tanto personali che evocate con delle immagini che però non inserisce nel testo, ma che appunto descrive in forma di ekphrasis. Però più che con la letteratura, l'aria di famiglia che io sento è, questo Guido lo sa perché ne abbiamo parlato in un'altra circostanza, è con l'immagine o la costruzione di un immaginario propriamente cinematografico.
E avendo visto Happy End di Haneke subito dopo aver letto il libro di Mazzoni, mi sono trovata a vederci una familiarità che c'è probabilmente soprattutto nella parte iniziale. Nella parte iniziale, quando l'adolescente filma sua madre prima dei fatti tragici della che non vi descrivo, non vi racconto se non avete ancora visto il film, ma comunque questa adolescente filma delle azioni insignificanti, delle azioni appartenenti al quotidiano di sua madre, come quella di lavarsi i denti. E il fatto che questo micro evento venga filmato lo rende appunto significante, come non sarebbe stato perdendosi in un flusso di azioni appunto consuete, comuni, banali, le azioni che Guido Mazzoni definirebbe dell'impercepito. Mentre invece nella parte finale del film lo schermo sembra recuperare quella funzione di attenuazione che apparteneva più alla riflessione, alla concezione degli anni 90, quando ci dicevamo appunto anestetizzati dalla TV. In questa nuova fase che il libro di Mazzoni marca, ciò che lo schermo filtra è la vita che appare e che grazie allo schermo diventa significante pur nella sua irrilevanza. E così lo schermo, la visione soggettiva, ricompone la relazione perduta ridando voce e presenza all'altro. Mentre la vita che rimane fuori dallo schermo è la vita impercepita che non avrebbe consistenza e significato per gli altri. Ecco, e questa idea dello schermo, del filtro come potenziatore di esperienze e di relazione, il modo in cui Mazzoni supera quell'autismo tipicamente autoriale e si cala nel proprio tempo diventando social a suo malgrado. Tra l'altro, in questo libro Mazzoni condivide delle poesie come farebbe un utente Facebook quando pubblica le poesie, le cover, chiamiamole così, di Stevens, è come se mettesse like. Mette like laddove appunto ci propone le poesie più liriche, più tradizionali presenti nella pura superficie. Ecco, si tratta di citazioni, appunto, di like più che di lab dell'esperienza che in ogni caso non potrebbe più darsi in forma immediata. Allora, adesso la parola a Gianluigi Simonetti, che è già stato evocato come dialogante con Guido Mazzoni in quella conversazione su argomenti così interessanti. Sì, grazie, io sarò più breve. Innanzitutto mi sembra prudente non superare i 60 minuti di metadiscorsi. Poi credo che sia interessante per tutti sentire come Guido reagisce alle cose che sono state dette e che sono, penso, interessanti. E poi magari sentire anche qualcuno dal pubblico, come dovuti anche scrittori, critici, e credo che sarà interessante provare a dialogare su questa base. Quindi sono più breve. D'altra parte c'è anche da dire che molte delle cose che volevo dire sono state anticipate da chi mi ha preceduto. Addirittura Andrea non solo ha toccato alcuni punti critici che avrei voluto toccare io, ma addirittura ha letto il testo che avrei voluto leggere io e su quale po' lo andrei a parare, ma insomma era prevedibile che questo sarebbe accaduto. No, mi limiterò a due punti. In realtà un piccolo bilancio personale di questo libro, che ho avuto la fortuna un po' di seguire nella sua genesi, negli anni, e che immaginavo avrebbe fatto parlare di sé, e poi anche magari due parole sul contesto, cioè due parole su quello che il libro potrebbe produrre e su quello che circonda questo libro. Parlo naturalmente della campo letterario, della scena letteraria in cui questo libro arriva e di come questo libro può modificare il campo letterario e di come anche il campo letterario può interagire e modificare il libro stesso. Ma per quanto riguarda il mio bilancio personale, presto detto, Andrea appunto parlava di poesia per adulti, che è una formula che di Guido, doveva tra l'altro essere il titolo, avrebbe potuto essere, diciamo, ho pensato il titolo per la conversazione su uno degli argomenti che hai tirato in ballo. Per contrasto si può pensare a un libro, cioè un libro, un film per adulti, fa pensare in contrasto a un libro, un film, a un racconto per bambini, come se la poesia fosse un genere per bambini, fosse diventato un genere per bambini e andasse quindi in qualche modo portato a maturazione.
sicuramente con l'individuo è un individuo che reagisce al nucleo regressivo che è proprio che c'è in fondo della poesia moderna e che resta ancora molto forte nel Novecento, e che è una regressione che probabilmente ha molte declinazioni, molte sfumature, e mi sembra che a molte di queste sfumature l'individuo reagisca. Reagisce sicuramente a quel nucleo regressivo che è in quella che Pasolini chiamava libertà stilistica, cioè l'anarchia formale, no? Quella capacità di poter scrivere un po' come ci pare, che la poesia si è guadagnata, la poesia moderna si è guadagnata, e che in realtà sembra libertà, ma è soprattutto un limite, perché diventa in realtà arbitrarietà controllata, e quindi limite creativo. È un libro che reagisce anche in parte a quell'elemento regressivo che c'è nell'idea tipicamente lirica, per cui la poesia è qualcosa nella quale il poeta viene parlato, per cui quindi non è completamente responsabile di quello che dice, che è un'idea addirittura non solo moderna, addirittura premoderna in poesia, e che deresponsabilizza il poeta, fino appunto a dire che io un altro, e che quindi non siamo del tutto responsabili di quello che scriviamo. Quindi c'è una regressione formale, quella della libertà stilistica, e c'è una regressione psicologica, questa dell'io, non io in poesia, che mi sembrano siano due punti che Guido affronta nella pura superficie. E naturalmente non è il primo a farlo. Contro queste forme di regressione ci sono stati diversi antidoti, e sicuramente alcuni di questi antidoti Guido li ha ben presenti. C'è un'idea di maturità antiregressiva nei movimenti delle avanguardie, delle neoavanguardie soprattutto, quando ci hanno detto che appunto, basta con il poetese, basta con la lirica lirica, basta con questa idea appunto tradizionale di un poeta bambino e di un linguaggio poetico come un linguaggio infantile, metaforico, incontrollato. Basta anche con l'idea per cui la poesia è qualcosa di breve, di suggestivo, di ispirato. Sicuramente Guido propone delle correzioni a tutto questo, così come anche tiene conto di quell'altra idea di maturità in poesia, soprattutto negli ultimi decenni in Italia molto forte, l'idea per cui in poesia si può anche raccontare, non è necessariamente un campo in cui ci si debba soltanto suggestionare ed essere suggestionati, si può raccontare, si può anche a volte spiegare. Guido ha tenuto conto di queste cose, però la sua posizione mi sembra che non coincida con queste posizioni. Le integra, ma le assorbe in parte, ma non le ripete, non le recupera. È assorbita l'idea che è di molta visione d'avanguardia, per cui l'io in realtà è irrilevante, cioè non esiste una rilevanza di singoli destini individuali, anche se questo è il genere dell'io, della singolarità. C'è tantissimo io anche in questa raccolta, naturalmente, ma appunto è un io sperimentale, non è un io lirico convenzionale, è un io sperimentale, è un io, anche quando è autobiografico, non è un io personale. Noi sappiamo che è un io autobiografico, anche io personalmente, per quanto posso testimoniare di alcuni pezzi di questa biografia di cui sono stato testimone, posso testimoniare, diciamo, di questa irriducibilità, di questa verità biografica. Si parlava prima di Genova. Non credo che Guido abbia inventato molto, anzi direi che non ha inventato niente in Genova. Naturalmente sappiamo che questo non ha importanza dal punto di vista critico, naturalmente sappiamo che invece è molto importante. Però appunto, anche quando c'è autobiografia pura e diario, come dirò più avanti, c'è questa consapevolezza anti-lirica per cui l'io è in realtà irrilevante dal punto di vista della verità. Viene invece dalla creazione del romanzo, mi pare, questa componente molto importante della pura superficie, per cui non dal romanzo di versi, ma proprio dal romanzo, e dal romanzo modernista in particolare, per cui anche in poesia si possono usare diversi generi, si possono usare diversi strumenti discorsivi. L'importante è arrivare a strati di verità, a strati di profondità, di verità su se stessi, che possano al limite anche andare contro se stessi, che è un modo anche per ribadire quell'irrilevanza del libro di cui parlavo prima. Non a caso allora c'è chi ha parlato, come diceva Gisla, tra le reazioni a questo libro di disillusione. Questo è vero, la disillusione è un sentimento romanzesco, cosa rara e difficile in poesia,
questo è un libro che riesce a fare invece uno strumento di verità poetica, ma questo mi sembrava uno dei punti forti del libro, e mi sembra allo stesso tempo un libro che si nutre molto di romanzo. Prima si parlava di Flaubert, Guido credo che abbia menzionato l'educazione sentimentale per i suoi romanzi preferiti, e secondo me anche fra i suoi modelli di dissoluzione romanzesca. Annie Ernaux, sì, Houellebecq ed altri sono secondo me punti di riferimento, appunto, romanzeschi, non poetici, di questo libro. Guido ha assorbito queste componenti, ma dicevo, non le ha ripetute. Secondo me lo ha fatto distinguendosi saggiamente da queste posizioni più sclerotizzate. È un libro che non racconta distesamente, ma soltanto a frammenti, a salti, non identifica il medium romanzesco nel racconto, ma piuttosto appunto nello smascheramento, cioè nella disillusione. Non guarda al novel nel suo profondo. E a differenza di tanta poesia di neo-avanguardia, di tanta poesia, anche post-poesia, come Guido forse preferisce dire, è una poesia che pur rifiutando la riflessione infantilistica di cui parlava all'inizio, non arriva mai a piegare la maturità al sarcasmo, all'ironia. Una poesia poco ironica, una poesia tragica in realtà, come tanta grande poesia lirica. E per questo nel profondo, questo è il motivo profondo per cui non è mai una poesia seriale, non è mai una poesia protocollare, è una poesia in cui ogni testo si reinventa, quasi partendo da zero. Guido descrive esistenze seriali e rilevanti, ma non lo fa mai in modo seriale. Questo secondo me è un punto decisivo. Parla spesso di cazzate, ma se mi passate l'espressione un po' forte, non lo fa mai a cazzo, cioè non lo fa mai adottando un metodo, non lo fa mai ripetendo una formula. E in questo si distingue nettamente da una tradizione, a mio avviso, da una tradizione di post-poesia. Per chiudere questo bilancio, secondo me quello che è, insomma, la qualità importante, la qualità specifica di questo libro è proprio questo equilibrio raggiunto tra ciò che è poetico, ciò che è lirico e ciò che non lo è. O se preferite, per riprendere il concetto da cui siamo partiti, tra ciò che è adulto e ciò che è bambino. Questo secondo me lo fa meglio di quanto non facessero gli stessi mondi. Sono libri che hanno molte cose in comune, sono libri che hanno anche forti continuità, però a mio avviso nella pura superficie Guido ha trovato un equilibrio migliore in cui il caos, il delirio, anche appunto gli aspetti più regressivi e più nascosti sono secondo me tirati fuori meglio. Ed è un equilibrio difficile perché, e qui arrivo al contesto, il contesto mi pare quello che sia il contesto in cui molti poeti cercano di uscire dalla poesia, e questa fuga dalla poesia convenzionalmente intesa, ma a volte anche dalla poesia proprio come genere editoriale, questa fuga dalla poesia convenzionalmente intesa a volte è un po' scomposta e squilibrata. Mi sembra che Guido invece, la pura superficie in particolare, abbia trovato un ideale equilibrio tra questi mondi, se mi è passata l'espressione. Naturalmente è facile elogiare la parte ferrea di autocontrollo formale, la parte concettuale, la parte neurotica, se vogliamo usare un vocabolario della psicanalisi, la parte lucida, che era già molto presente nei mondi. Però, secondo me, qui c'è una qualificata presenza di represso che invece, appunto, forma un cocktail più convincente. So, tra l'altro, che Guido si è molto attraversato per farlo emergere, e io di questo sforzo lo ringrazio soprattutto come lettore. In questo senso, Terzo ciclo, che avrei letto se non fosse già stato fatto, è una poesia che per me è una poesia di un autore maturo, che ha trovato, insomma, il punto giusto tra pudicizia, pudore, tra lucidità, autocontrollo formale, perfezione della forma, ma anche quello che invece deve sfuggire all'autocontrollo stesso. Poi, come si faccia a parlare per tutto questo di cinismo, per una poesia come Terzo ciclo, lo sa il dio dei critici letterari, perché questo mi sembra che invece sia una posizione tutt'altro che cinica. Molto rapidamente, quest'ultimo punto che vi dicevo, cioè questo del contesto, che soprattutto quanto riguarda una previsione o forse un auspicio. Il libro si apre con due epigrafi kafkiani tratte dai diari,
La componente dialistica è molto presente nel libro, si amalgama a quella componente saggistica che è stata evocata, su cui non torno, a una componente di riflessione metafisica, appunto di maturità e di lucidità che già insomma, è stata molto sottolineata. L'elemento dialistico concorre molto a questo equilibrio di cui parlavo prima. Ora, tutti sanno che l'hanno letto, che Guido è un eccellente saggista e un eccellente poeta, io credo che sia anche un eccellente diarista. Diarista puro, cioè scrittore di diario. Questo è un'epoca in cui la scrittura diaristica va molto forte, è molto usata come ingrediente taglio, soprattutto per scritture ibride, che non si esauriscono al diario, ma anche lo utilizzano. Direi anzi che molti dei migliori libri italiani, qui all'Atlas, esco dalla poesia, molti dei migliori libri italiani degli ultimi anni sono libri che hanno proiettato una componente diaristica. Da qualcosa di scritto alla musica, da scuola di nudo, alla scuola cattolica, poi qui mi ero anche portato due romanzi che forse non dovrei citare perché gli autori sono presenti, ma lo cito perché tra l'altro sono libri che Guido mi aveva segnalato e che la cui conoscenza avevo prima battuta lui, cioè La vita in tempo di pace e Le memorie della rivoluzione latina. Io credo che Guido potrà servirsi di questa abilità del diario e credo che dovrà farlo per portare altrove questo equilibrio che ha trovato in poesia. Spero che possa forzare la sua qualità di poeta, di saggista, di diarista e mettere a servizio di una scrittura di invenzione, di una scrittura romanzesca. Perché dico questo? Fare un po' al contrario di quello che ho fatto finora, cioè non, oltre a scrivere una poesia in cui pulsa una qualità di lucidità saggistica e di precisione diaristica, provare a investire gli addendi e scrivere un romanzo in cui ci sia qualcosa di poetico e qualcosa di saggistico. So quindi toccare forse un punto dolente anche per Andrea Gide, ma io credo invece che questo banco di prova del romanzo, dati i risultati che Guido ci ha dato fin qui, sia opportuno, perché tra le ragioni troverete anche prosaiche, ma non solo, cominciamo da quelle prosaiche. Credo che sia opportuno per consegnare a un pubblico ampio, per un ascolto, una visibilità ampia, una visione del mondo. Ci sono molti bravi scrittori, molti bravi libri, molti ottimi libri usciti di recente, di poesia, di narrativa, scritture, altre scritture, eccetera, ma ho l'impressione che manchino da un po' scrittori capaci di darci attraverso il romanzo una visione del mondo. E questi scrittori possono parlare, secondo me, a molti, e credo che Guido abbia delle cose da dire a molti. Credo che debba provarci, anche perché, e questa è una ragione meno prosaica, la mia convinzione è che la poesia sia un po' spacciata dal punto di vista sociale, so che magari di portare della sensibilità, però il problema non sono i poeti, il problema è proprio la poesia, cioè ho l'impressione che sia un genere che non ci meritiamo più, che non fa più tanto per noi perché costa troppa fatica, troppa concentrazione. C'è troppo rumore tutto intorno. Credo invece che il romanzo abbia ancora qualche possibilità per un po', e credo che Guido abbia la possibilità, che non è comune, di andare oltre anche in questa direzione. Quindi, per concludere, la direzione che mi piace immaginare la cura superficie lasci intravedere è quella di un futuro in cui il suo autore sa perdere una delle sue qualità di poeta. Secondo me la cura superficie è uno dei libri più belli in cui si è usciti negli ultimi anni, ma sono certo come può dirlo. Ecco, il mio auspicio è quello di un futuro in cui questo autore, senza perdere nulla delle sue qualità di poeta, si metta al servizio di una radicale invenzione letteraria e fare in questo senso qualcosa che fin qui non ha ancora fatto. Grazie. A questo punto Guido Mazzoni immagino voglia rispondere non in versi ma in prosa e poi però ci aspettiamo che leggerà anche altri testi suoi, non prima che però magari qualcuno intervenga, abbiamo ancora credo, qualche decina di minuti. Tempo. Tempo c'è per quanto è stato detto. Sono state dette molte cose, vi ringrazio, ci vorrebbe del tempo innanzitutto per me,
per rielaborarle tutte. E faccio una premessa. Ho una certa dimestichezza con la riflessione critica. E questo è per, credo che per chi scrive sia non un problema, ma comunque ponga una difficoltà di gestione delle due parti di sé. Per quanto mi riguarda, il poeta e il saggista hanno da tempo stretto un patto molto semplice da spiegare. La mano destra, quella che scrive le poesie, e sottolineo che io di solito scrivo con la destra, non sa quello che la mano sinistra, quello che scrive i saggi, sta facendo. Le due mani non si parlano. Molti anni fa, già nella prima metà degli anni 90, ho deciso di non diventare quel tipo di poeta che scrive i saggi per confermare, rafforzare, costruire la propria poetica. Ho smesso di farlo, la mia attività di riflessione sulla letteratura non va in quel senso. In teoria io non sono nemmeno un critico letterario, sono piuttosto un teorico della letteratura. Di saggi dedicati a singoli scrittori ne ho scritti molto pochi. Questo per evitare che il saggista facesse il lavoro sporco per il poeta. Non è questo il modo in cui mi interessa concepire la dialettica fra poesia e saggistica. E in generale credo che per scrivere letteratura occorra un angolo cieco. La letteratura si scrive nella zona di questo angolo cieco, soltanto alla consapevolezza. Le due mani appartengono allo stesso corpo, il discorso che svolgono è lo stesso, a volte le stesse frasi ricorrono nei saggi e nelle poesie, però i saggi non sono concepiti in funzione delle poesie e soprattutto viceversa. In secondo luogo credo che, e questa è un'idea che ho imparato quando ero studente da Francesco Orlando, credo che il compito della letteratura sia innanzitutto quello di veicolare il rimosso e il represso. La letteratura è per me una forma di discorso radicalmente antisociale, perché dice quello che per stare insieme non dobbiamo dirci, mostra il lato oscuro della luna sociale. Dunque la letteratura è asociale, la letteratura è pericolosa, la letteratura è sempre, quando è autentica letteratura, politicamente scorretta, perché possiamo, dobbiamo essere politicamente corretti per convivere, per coesistere. Quando però ci diciamo la verità dobbiamo mostrare anche il nostro lato oscuro. La buona letteratura non si fa con i buoni sentimenti, neanche con i cattivi sentimenti, si fa con i sentimenti ambivalenti, cioè che sanno mostrare, trasmettere la costitutiva ambiguità degli esseri umani. Ci tengo a dirlo adesso. Comincio dall'idea di poesia per adulti. La pura superficie, cioè si ha un progetto di fondo, è quello di scrivere poesia per adulti. In che senso poesia per adulti? Poesia per adulti significava due cose opposte. Da un lato c'è una poesia regressiva che ha a che fare con l'idea che per scrivere poesie si debba introiettare un lato fanciullo, quel tipo di poetica che Pascoli irrigidisce nella formula del fanciullino e che è ancora molto presente sotto forma di discorso diffuso, per esempio nell'idea che quando si scrive poesia non si possano fare discorsi intellettualmente complessi, perché quella non è la sede, la poesia non ha a che fare con queste cose, la poesia ha a che fare con quella cosa chiamata, virgolette, sentimenti, e i sentimenti sono ipso facto qualcosa di regressivo,
che sfugge non solo al controllo razionale, ma spesso anche al controllo auto-analitico, nei termini di una di quella forma di psicologia analitica che ognuno di noi introietta quando pensa alle proprie passioni. Volevo andare contro questo tipo di poesia che è comunemente rubricata nella discussione del mondo contemporaneo sotto l'aggettivo, secondo me molto 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 imperfetto, di lirica. D'altra parte esiste un altro tipo di poesia che sta dall'altra parte della barricata, diciamo, del conflitto di poetica, che cerca di non dire delle cose adulte adottando una postura regressiva autoimposta per trollare tutti i linguaggi, per portare avanti in una forma contemporanea quel progetto che era del Flaubert, dello Sciocchezzaio, del Flaubert dell'edizione delle Idee Comuni. Una parte della poesia di ricerca fa questo, si autotrolla, adotta una postura virgolettata, una postura, come si dice, ipo-assertiva, che rifiuta l'assertività. Io volevo stare in un terzo territorio, in un terzo territorio che cerca di inglobare nella poesia tutta la complessità dell'esperienza vissuta e dell'esperienza intellettuale. Quindi è una poesia che non ha paura di assorbire elementi saggistici, portando la poesia stessa fuori dal proprio territorio d'elezione e dal proprio territorio tradizionale, dal proprio duplice territorio tradizionale. Volevo scrivere una poesia che non fosse virgolette sentimentale e non fosse nemmeno ipoassertiva. Volevo scrivere una poesia che, in cui chi dice io non fosse veramente molto distante dalla persona che mette la propria firma sul libro di versi, e che quando pensa a se stesso non pensa a se stesso né con categorie diciamo ingenue né con categorie di autotrollaggio, ma cerca di pensare a se stesso senza dimenticare di avere introiettato una serie di categorie come tutti noi che permettono di rappresentare la propria esperienza in un modo diciamo articolato. Questo era il progetto della pura superficie. Mi attraeva molto, da un lato, ciò che vedo fare nel romanzo contemporaneo. Nel romanzo contemporaneo c'è un'area di scrittura che, in termini molto generici e da verificare, chiamerei neomodernista, che ha riportato in vita, ha usato molto bene negli ultimi 20 anni la forma del romanzo saggio. Qui abbiamo Francesco Pecoraro, che ha fatto questo nella Vita in Corpo di Pace, Walter Sidi tra gli italiani, Annie Ernaux, Houellebecq, sono tutti scrittori che mi interessano molto, sono tutti scrittori da cui ho imparato molto. In poesia, negli ultimi anni, precedentemente, per esempio, Franco Buffoni, che è seduto davanti a me, ha scritto 2 libri, come Il profilo del rosa e Guerra, che sono tentativi di mescolare poesia lirica, narrazione e saggio. Ci sono testi di puro andamento saggistico, molto coraggiosamente inseriti nel libro. Però negli ultimi anni per me è stato molto importante, tra i mondi e la pura superficie, l'incontro con la poesia di Carlo Gordini, che tenta per un'altra via lo stesso tipo di esperimento, cioè tenere insieme il punto di partenza dell'esperienza vissuta e poi non aver paura di eventuali derive analitiche, saggistiche, politiche in senso ampio. In generale la pura superficie tiene conto del tentativo di costruire un'idea di soggettività all'altezza dei tempi, un'idea della soggettività all'altezza di ciò che siamo nel XXI secolo. Per scrivere è stata fondamentale, per esempio, l'esperienza dell'analisi, innanzitutto come macchina semiotica. Una delle cose più interessanti dell'esperienza analitica è che nell'esperienza analitica si passa da un momento iperanalitico applicato a se stessi,
a momenti in cui si va dal lato opposto dello spettro psicologico, si perde il controllo, ci si abbandona ai propri fantasmi, ci si abbandona al proprio onirismo, ci si abbandona alle proprie associazioni involontarie. Nella pura superficie questi due lati si cerca di tenerli insieme, si cerca di passare dal puro frammento che sfugge al controllo dell'autore a un discorso analitico su quel frammento. Dietro c'è una, appunto, la consapevolezza che la poesia è strutturalmente un genere in crisi e che per uscire da questa crisi deve reinventarsi. Deve percorrere territori nuovi, deve essere all'altezza del discorso, deve parlare agli adulti senza fare il fanciullino e senza trollarsi. Deve parlare agli adulti in questo doppio senso. Ciò detto, vi sono delle poesie scritte con l'atteggiamento, non l'atteggiamento, con proprio la percezione della realtà del fanciullino, e poesie scritte con l'atteggiamento, la percezione della realtà di chi si estranea e si trolla, molto per me toccanti e intelligenti e belle. Quello che voglio fare però è una terza cosa tra queste due possibilità. Concludo parlando della visione del mondo di cui si è detto, appunto Gilda diceva questo libro è stato accusato di essere apolitico, essere cinico, essere nichilista, essere saggista, che forse da un certo punto di vista è per alcuni l'offesa peggiore. Nichilista è una categoria che per me non esiste, perché è una categoria privativa che presuppone una pienezza evidente. Per me questa pienezza non è evidente, dunque la sua negazione allo stesso modo non è evidente. Cinico? No. Non mi sento assolutamente cinico, chi legge il libro non credo possa uscire con questa idea. Saggista ci sta, cioè lo rivendico nella misura in cui alcuni dei miei modelli sono degli scrittori che introiettano l'elemento saggistico nella loro scrittura. Apolitico, questa è la cosa che veramente mi interessa. Io provengo da una formazione marxista. È una formazione marxista che, come tutte le formazioni marxiste, è oggi per forza di cose in crisi. C'è una cosa che io non voglio fare: continuare a gesticolare. La cultura marxista contemporanea, cioè quello che deriva dalla cultura marxista contemporanea, non prende atto della realtà, del mutamento della realtà, dell'invecchiamento delle proprie categorie, del fatto che ripetere stancamente delle categorie che non aderiscono più al presente è vuoto e inutile, rifiuta di affrontare la propria crisi interna perché o non se ne rende conto, perché agli intellettuali fa comodo incassare un comodo valore di posizione all'interno della propria cerchia intellettuale continuando a gesticolare come una volta. Ecco, io questo non lo voglio fare, non lo voglio fare perché tecnicamente una cazzata, laddove cazzata è un termine che deriva da Harry Frankfurt, un filosofo, professore di filosofia teoretica a Princeton, che a metà degli anni '80 scrisse un saggio su rivista, poi pubblicato in volume, intitolato On Bullshit, sulle stronzate, è stato tradotto. Stronzate, è stato tradotto. Traduzione, secondo me, più adatta è cazzate per il nostro linguaggio corrente. Ecco, non saper vedere dove si è, continuare a ripetere concetti che non aderiscono al presente e farlo, cosa peggiore, per incassare un piccolo valore di posizione all'interno della comunità intellettuale, questo è un gesto profondamente disonesto dal punto di vista intellettuale e che produce solo cazzate. Meglio dichiarare frontalmente la propria crisi. È meglio dal punto di vista intellettuale, è meglio dal punto di vista politico. Questa cosa ci tengo a dirla e a rivendicarla. In questo senso, se volete, La pura superficie è un libro apolitico. Io credo che appunto
la mia filosofia, come diceva qualcuno, sia disperata ma piena. Prima di concludere con qualche lettura, perché un po' anche l'orecchio vuole la sua parte, i canti tirati in ballo, anche i non tirati in ballo, hanno diritto alla parola in questa sera. Arturo Panzerotto. Forse quella accensione il microfono, no? Secondo me si sente. Grazie. Ma si sente anche... No, ma Andrea. Intanto ringrazio Guido per avermi insegnato il termine trollare, che io da analfabeta telematico non conoscevo, chiedevo a Maria Grazia cosa significasse. Accanto a questo dico che all'interno di questo discorso ha un suo significato come abbassamento semantico e anche deposizione di un'aura che mi pare sia l'obiettivo polemico del libro. Andrea soprattutto e Gigi Simonetti hanno puntualizzato molto bene quello che è il problema del libro, poi lo ha chiarito anche Guido, cioè che di questo cinismo che è un nuovo modulo di interpretare la realtà. Io voglio fare una riflessione, forse il termine, sul termine superficie proprio, che è nel titolo e che ovviamente è stato evocato indirettamente, ma non è stato fatto. Quando ho visto uscire varie recensioni, io pensavo che prima o poi, invece sono rimasto deluso, sì, qualcuno tirasse fuori questa solita abusata battuta dello scrittore austriaco ormai remoto da noi, Hugo von Hofmannsthal, che nel libro degli amici cita questa frase fin troppo abusata: la profondità dove si trova alla superficie. È stata citatissima questa frase decenni passati. E pensavo che qualcuno la tirasse fuori per far capire, per mettere in rapporto la superficie e la profondità. Non è stato fatto, anche giustamente, perché secondo me l'importanza di questo libro, di questa categoria superficie, che indirettamente, soprattutto Gigi, interpretava con molta intelligenza, è quello di mettere una distanza tra due termini. La profondità si nasconde alla superficie, non è vero. Cioè, non è vero, come ci dimostra il dibattito di stasera e soprattutto questo bellissimo libro, non è vero che dove c'è una superficie ci deve essere per forza anche una profondità. È uno dei grandi miraggi di questo pensiero nihilista, io non sarei tanto d'accordo con Guido, cioè, non esiste. La storia dell'Occidente purtroppo ci ha messo di fronte all'esistenza del nichilismo, che poi noi lo vogliamo contrastare, è un fatto, però non esista la superficie perché non nasconde la profondità, perché questo libro è un elogio assolutamente disincantato e asettico dell'apparenza. La superficie è questo, la superficie è il venire alla luce di qualcosa. In questi termini il pensiero greco da Platone in poi, il Platone che non è solamente il Platone delle idee, ma il Platone che parlava appunto dei termini di cosa significa l'apparenza, fino da Leopardi fino al pensiero contemporaneo che l'hanno interpretato. Cioè la superficie è il venire alla luce di qualcosa che è insensato. E il senso lo dobbiamo dare noi. E questo senso ogni volta, questo processo di assegnazione di senso che i filosofi chiamano la tradizione
anche fenomenologica, che, alla quale Guido si richiama direttamente, Sinngebung, attribuzione di senso, è l'unico processo che c'è. Questa insensatezza che Guido racconta, una specie di epopea della quotidianità, è una vertigine insondabile. È una vertigine insondabile ed è la vera profondità, ma non perché ci sia qualcosa di nascosto, perché lì le nostre parole, di fronte alla reiterazione di ciò che sembra sempre uguale, lì le nostre parole naufragano. Le nostre parole naufragano perché appunto sono dei dispositivi semiotici che non significano niente. Quindi questa pura superficie è un libro profondamente tragico, secondo me. La grandezza di questo libro è nell'avere finalmente messo in luce come il nostro rapporto con la quotidianità sia un rapporto profondamente tragico, ma tragico non significa triste, lacrimevole, spaventoso, ma tragico, come intendeva Nietzsche, significa soprattutto un rapporto agonistico tra noi e questa realtà, e questa quotidianità, e questa sessualità, questa vista ottusa insieme acutissima narrata del libro. C'è un rapporto di scontro, ma in questo scontro noi viviamo, e l'importanza di questo libro è avere insegnato la parabola di questo conflitto come la cifra della nostra esistenza oggi. Un'altra? Raccogliamo. Sì. Anche come in un jukebox delle richieste di estimato, inviate. Qualunque cosa. 16 soldati siriani. Abbiamo già un 16 soldati siriani. Sì. Abbiamo anche il karaoke. Ecco. Se no rispondo rapidamente a Arturo, che ringrazio molto per questo intervento, per le cose che hai detto e per il giudizio che hai dato sul libro, però devo dissentire. Cioè, l'idea che c'è un verso molto bello un passaggio molto bello che termina con tre parole in una, forse la poesia più bella di John Ashbery, Self-Portrait in a Convex Mirror, autoritratto in uno specchio convesso, che dice all is surface, ed è una citazione da Nietzsche puro. Per Ashbery tutto è superficie, per me no. Cioè, io sono, da questo punto di vista, il libro e la mia visione delle cose, quella che sta prima del libro, è rigidamente dualista perché distingue due piani. Per me è fondamentale l'esperienza del confine nella pura superficie. Pura superficie significa che esistono molti confini nell'esperienza della realtà. Il confine fra vita interna e vita esterna, il confine fra io e altri, il confine fra le persone della prima, della seconda, della terza, della quarta, della quinta cerchia, il confine fra ciò che si sa e ciò che non si sa, il confine fra ciò di cui possiamo parlare e ciò di cui faremo bene a non parlare perché non sappiamo cosa stiamo dicendo. Per me è fondamentale questa esperienza dualistica e confinata della realtà. In questo senso è una posizione che sta dall'altro lato della teoria della superficie. E io interpreto anche Wallace Stevens in questo senso. Altri lo interpretano invece nel senso ashberiano, cioè interpretano Wallace Stevens come poeta della superficie, secondo la quale tutto in fondo è superficie. Per me no, sia in Wallace Stevens, sia soprattutto, e qui posso parlare diciamo con autorevolezza, per quanto mi riguarda. Io credo al fatto che la realtà in sé e la nostra percezione della realtà sia fatta di confini che dividono
un qualcosa che possediamo da qualcosa che non possediamo, qualcosa che è nostro da qualcosa che non è nostro. C'è una poesia poco prima della fine del libro che si intitola Eigentlich, citazione da Heidegger, è la categoria che viene di solito tradotta con autentico, in realtà significa letteralmente proprio. L'idea che esista qualcosa di nostro in mezzo a un mondo che è fatto di cose che non ci appartengono, e questa cosa nostra è la nostra singola vita personale. Questo appunto in idea di superficie è dualista. Esattamente quello che pensavo io. No, non è così. E volevo dire due cose però che durante la replica non ho detto, perché appunto gli interventi sono stati molto ricchi e necessitano da parte mia elaborazione. La prima riguarda il discorso del romanzo, cui alludeva Gianluigi Simonetti. Io ho fallito parecchie volte nella scrittura dei romanzi, ci ho provato come tutti, e ho parecchie volte fallito, e se ho fallito c'è una ragione, probabilmente c'è una ragione che cui posso darmi una risposta come critico, e probabilmente continuerò a fallire. Quindi evidentemente c'è qualcosa di profondo che mi trattiene dall'assumere, dal far rivivere questa forma di percezione della realtà. La seconda è Roma, la pura superficie, anche se non nomina sostanzialmente mai, tranne nella metropolitana tra Bologna e Policlinico, via Gallia, sì. Roma è un libro scritto in gran parte, quasi totalmente a Roma, e Roma c'entra con il libro. Io mi sono trasferito a Roma nel 2014 e l'esperienza è stata molto profonda. Roma è in assoluto la città più straniera tra quelle in cui ho vissuto, ed è una città interessantissima da osservare, perché è una città che mostra i conflitti occidentali in tutta la loro evidenza e chiarezza. Io abito a 300 metri da qua, a 50 metri da casa mia ci sono i senza tetto che stanno costruendo baraccopoli intorno, anzi, appoggiandosi alle mura aureliane. In piazzale Tiburtino c'è un luogo allegorico. Ci sono i disperati che costruiscono una baraccopoli dall'altro lato delle mura aureliane, quello che guarda verso il centro, usando le mura aureliane come appoggio, e come altro appoggio quell'edicola straordinaria, residuo del Novecento eroico, residuo di ciò che San Lorenzo era, che porta ancora la scritta "Leggete l'unità" e che da qualche tempo è stato chiuso. Ecco, quello è un segno di contraddizione senza eguali, e un segno dei tempi senza eguali. Roma è piena di queste cose, molto più di Milano, molto più di Londra, di Parigi, di Chicago. Cioè, Roma è veramente un luogo in cui i conflitti profondi dell'Occidente si vedono. Si vede per esempio il potere pubblico che non riesce più a gestire i servizi essenziali, la socialdemocrazia, la cristiano-democrazia che si sfascia nelle sue strutture essenziali, l'immondizia che non viene raccolta, e la metropolitana che passa quando le pare, eccetera. Tutto questo annuncia una tendenza che secondo me tra 30 anni arriverà anche a Parigi, perché annuncia un declino dell'Occidente che secondo me è assolutamente evidente e percepibile. Roma c'entra in questo libro. Ci sono... Beh sì, la dimensione dell'entropia, io ricordo sempre che forse la scrittura che più mi ha formato quando ho frequentato l'Università della Sapienza non è quella che ho trovato sui libri, ma una scritta che c'era sul muro a Via dei Reti, che poi è stata cancellata dalla gentrificazione, che era "Eredità del fascismo". Qualcuno vuole intervenire ancora? Paolo Godin. No, è soltanto istigato un po' da alcuni interventi. A me interessa molto il rapporto fra
il soggetto Guido Mazzoni, che scrive saggi che leggiamo da diversi anni, e il soggetto Guido Mazzoni che scrive e che si ritrova in qualche modo all'interno dei libri di poesia. E lo dico anche rispetto a quello che alle cose che dicevi ora rispondendo. Ti sei molto accalorato parlando di politica e anche ora dicendo queste cose riguardanti Roma. E questo è, credo, forse, non so, ti chiedo, il Guido Mazzoni, mi sembra, il Guido Mazzoni saggista, impegnato, diciamo, che paradossalmente, nonostante il declino dell'intellettuale, assume una cosa perché ha un ruolo. Il suo soggetto è un soggetto strutturato che parla da un punto di vista e può dire queste sono cazzate, quelle degli altri naturalmente, che però non sono gli stessi altri di cui parlava Gilda, della poesia. La cosa che a me sembra un po' paradossale, e vado un po' sulla linea forse di Simonetti, è che l'io poetico, l'io della poesia invece, è come se fosse lo stesso io saggistico, che infatti dice spesso le stesse cose, ma quasi svuotato di tutto. Tu dicevi prima sono dualista, sì, ma cosa c'è nell'esperienza, dicevi tu, l'esperienza vissuta? È come se l'io della tua poesia fosse quasi privo di esperienza vissuta, cioè veramente ridotta al minimo l'esperienza vissuta. Allora, questo esperimento, forse direi così, poetico mi interessa veramente moltissimo, perché mi sembra un'operazione su di sé, un'operazione sulla poesia, sull'io poetico, mi sembra veramente di grande interesse, proprio perché quel dualismo che dicevi sembra quasi autocontraddittorio, cioè sembra veramente un dualismo in cui l'io si ritrova ad avere a che fare con un'esperienza vissuta che è caratterizzata quasi da solo una cosa, cioè dal fatto di dirlo io. E basta, non, quasi null'altro. Cioè non ti rimane quasi nient'altro che quello alla fine. Cioè la voglia di affermarti come uno che dice io, ma poi il tessuto di esperienza veramente personale è quasi nullificato, contrariamente invece a quello che accade nel soggetto Mazzoni saggista. No, ti ringrazio per questo intervento, però anche in questo caso devo dissentire. Cioè, devo dissentire perché. Ma non può dissentire a tutto, però. Perché appunto il critico si manifesta in questo caso come critico della sua stessa opera poetica, quindi si batte con gli altri critici. No, perché la cioè, in realtà in questo libro parlo di tutti i fatti miei, cioè tutta la rete dei miei affetti c'è. Chi lo legge viene a sapere molte cose della mia biografia. Faccio quello che fanno i poeti lirici, mi espongo. In che senso? Cioè, ora mi imbarazza dire tutte le cose che ci sono nel libro, perché altrimenti senza la protezione e la sublimazione della forma diventa esibizione social. Però c'è la mia biografia, esattamente come nei mondi. In che senso tu lo trovi svuotato? Proprio perché mi sembra un io che parla sempre attraverso una serie di schermi, come sei anche detto in fondo, e la sua esperienza è sempre un'esperienza che vorrebbe fosse percepita come autentica, e in fondo non viene, almeno io nella prima, seconda lettura che ho fatto, dà l'impressione di non dover essere percepita in quel modo, cioè come un'esperienza autentica. Quindi ti invito anche a leggere anche Per autentica tu dici vissuta con passione, con trasporto, con slancio, sì, è vero,
ci ho detto, sono in compagnia, voglio dire, ora vado a chiamare i fratelli grossi per così mi proteggono, però voglio dire, se tu si parla Licet, leggi Kafka, cui ho rubato le epigrafi del libro, trovi esattamente lo stesso tipo di atteggiamento negli scritti autobiografici di Kafka, per dire. C'è una tradizione, vuol dire, non sono solo a farlo, ecco. La carta usa nomi, cognomi precisi, quindi... Beh, come sì, no? Ricco, sì. Ho portato anche un personaggio... del cotè più impegnativo della tua vita, meno... No, ci sono. Baricco Simonetti ci stanno, sì. No, ci sono, magari non c'è il nome, ma c'è l'iniziale. Kafka quando scriveva col nome, cognome, ieri, oggi, ti ho detto, e tardi, quindi un po' di dissimulazione, giustamente, c'è. Vai, così dici solo. Un po' più di sentire. Manuel Micheletto? Volevo inserirmi un po' al crocevia di questi due interventi, cioè partendo dall'osservazione che ha fatto Godani, questa impressione di svuotamento, di inautenticità dell'esperienza, è un processo che io credo Guido abbia ricercato. Nel libro certamente quello che manca all'esperienza, ecco, quello che si disfa nella scrittura e che nell'esperienza si presume ci sia, rimane solo in forma fantasmatica, spizzellata, è la volontà. Perché la volontà scompare, perché il soggetto che inizia volendo andare a comprare una lampadina LED, questa lampadina poi non la comprerà mai, tant'è che ritorna la lampadina ma ritorna ancora sugli scaffali. Non ha saputo il soggetto risolvere anche solo il problema della lampadina in bagno o in soggiorno che si è bruciata. Scompare perché le azioni, non c'è un tempo della volontà, c'è solo un tempo dell'intelligenza. Le azioni sono ridotte ai loro mattoni proteici, ai loro elementi fondamentali. È in questo momento come in una moviola, sottratte alla verità cinetica del loro darsi, del loro offrirsi, come i replay delle partite di calcio. C'è qualcosa di ridicolo e di osceno nell'osservare le cose segmentate, spezzate, isolandone i loro elementi costitutivi. Perdono quel significato e c'è spesso questa dialettica tra il soggetto che ha un momento di raccoglimento, di raccolta, di raccoglimento in cui raduna queste impressioni e mette le proprie esperienze sul tavolo autoptico della moviola e poi però si riveste, torna nel mondo, torna nel flusso di senso. Tra l'altro questo mi permette di fare una riflessione anche sul tema del nichilismo che mi appassiona molto perché è sempre molto equivoco, cangiante. Io penso che il nichilismo sia detto nichilismo da quelli che nichilisti non sono, per quanto... perché, come osservava Guido, perché intanto bisogna assumere un mondo tutto pieno, ma poi perché la minaccia, ecco, nei termini nichilismo, pessimismo, sono sempre connotati negativamente, non sono mai assegnati così per pura volontà descrittiva. La minaccia viene rintracciata da chi nichilista non è, da chi non è lucido, diciamo, da chi non vuole osservare il mondo nulla detraendo al vero, alla morte, al nulla, come se questi due elementi fossero quelli che non vanno bene, di cui non bisogna parlare e che se assumiamo fin dentro le cose finiscono per contaminarle. In realtà il pensiero pessimistico, quello che viene chiamato, che è stato catalogato sotto questa etichetta, e anche il libro di Guido, è un pensiero che fa i conti con la materia e con i pieni, con i mondi tutti pieni. Il tempo della fine, il tempo dell'apocalisse quando sono le trombe del giudizio, è il tempo di un mondo non pieno ma saturo, tanto che perfino i morti tornano a popolarlo, e credo che la chiave, diciamo, per leggere il libro di Guido sia il concetto di attrito, cioè questo disagio che il soggetto avverte
è il conflitto che non ha, che prescinde dalle volontà, che semplicemente si dà continuamente, il cliname, lo scivolamento atomico, l'entropia, il deteriorarsi, il consumarsi di una cosa con l'adiacente e con tutte le altre, questa catena di cose che col tempo, senza che ci sia un male morale, ma semplicemente per come funzionano le cose, per come funziona l'io, che appunto privato della sua volontà, quasi come credo che ci siano anche delle letture di neuroscienze dietro, viene smontato nelle sue fotocellule, nei suoi meccanismi di reazione pavloviani, per cui è un congegno che funziona in un certo modo, e quando Guido dice gli altri funzionano così, cioè voi funzionate così, voi parlate cazzate, in quell'altro include anche sé, ovviamente, cioè io per voi sono la stessa cosa, il soggetto che dice gli altri parlano di cazzate è anche Guido, lo sa, quello che gli sta a fianco che pensa gli altri fanno una cazzata, quindi una cosa. Niente. Come appunto. Non niente. Tra l'altro Manuel credo sia un altro personaggio a cui si allude in uno dei testi. Mentre Trollaggio lo conoscevo, invece spixellato lo aggiungo oggi al mio vocabolario. Mi riconosco molto nel concetto di attrito, credo che sia strutturale delle visioni del mondo, che sono delle visioni del mondo che non prevedono il concetto di attrito, l'esperienza dell'attrito, e ci sono delle filosofie, visioni del mondo, esperienze della realtà per le quali invece l'attrito è fondamentale, non solo l'attrito tra io ed altri, per esempio l'attrito tra le parti di noi, l'attrito tra appunto ciò che è nostro e ciò che non è nostro, questo è un punto per me molto importante, e il discorso hai detto molto bene cosa io penso che deve essere l'inchilismo, cioè l'inchilismo è un concetto usato da chi del nichilismo ha una paura fobica e trasforma l'inchilismo in un babau, cosa che appunto non è, perché presuppone una pienezza. Ora nessuno all'inizio del XXI secolo in Occidente può dare questa pienezza per scontata, non si vive più in un'epoca nella quale, per dire, l'ateismo era inconcepibile ed era anche punito, si vive in un'epoca nella quale la costruzione di un senso è faticosa, parziale, provvisoria, questo sia dal punto di vista ideologico sia soprattutto dal punto di vista esistenziale, felicità raggiunta, si cammina su te, per te come... Come su fil di lama, diceva qualcuno. Montale. C'è uno schema che si sa fa. Io no. Credo che abbiamo un po' superato la nostra ora limite, però almeno le due poesie che sono state gettonate vorremmo ascoltare. Sì, una l'ha citata Paolo e una l'ha citata Raffaella, quindi... cioè, 16 soldati siriani e padre, più ci sarà alla fine una bonus track, 16 soldati siriani. Lo psicoanalista gli consiglia di non guardare immagini al risveglio, di svegliarsi lentamente per recuperare il significato della propria presenza, ma l'ISIS nel sonno ha decapitato 16 soldati siriani e li ha messi su Life Leak, e lui ora vuole vederli. Un gruppo di miliziani trascina i prigionieri per il collo della tuta, la definizione è altissima, le luci sono scelte bene, gli uomini dell'ISIS vogliono sembrare statue, i siriani vogliono sembrare umili. Rasati e truccati guardano fissi nella camera mentre il regista inquadra la scena dal basso verso l'alto, usando il rallentato per creare qualcosa che stia fra il monumento e il film d'azione. I prigionieri camminano piegati in due come ovipari, come paperi senza proporzione. Un tizio vestito di nero spiega in inglese perché verranno uccisi. Guardano verso di noi da una regione interna remota, con una specie di intensità teatrale, come se questa non fosse la loro vita. Poi il tizio smette di parlare, i miliziani tirano fuori i coltelli, i siriani vengono spinti a terra, sono docili, vengono sforzati con lo stesso movimento con cui si affetta la carne del piatto, muovendo la lama avanti e indietro, infantilmente, e anche se il sangue esce a spruzzo l'inquadratura resta perfetta, l'ultimo prigioniero dissanguato fa in tempo a guardarci di nuovo prima di perdere coscienza.
poi c'è uno stacco, c'è un effetto di montaggio dopo il quale le teste dei siriani ricompaiono scisse dal corpo, poggiate sulle schiene, e parte la sigla di chiusura. È un video orribile, è un video molto bello, significa molte cose, per esempio che lo avete visto, che avete desiderato vederlo, che uccidere un nemico è un gesto umano e vi appartiene, e chi sa compierlo è forte, più forte di chi lo guarda mentre fa colazione in una società esteriormente pacifica, occultamente crudele. Mette via il computer, finisce di mangiare. La sera esce con un gruppo di persone che per abitudine chiama amici. Hanno più di 40 anni, si conoscono superficialmente, come succede fra gli adulti, in mezzo a loro c'è un ventenne maschio ignoto. Gli ultraquarantenni sono qualcosa, hanno qualcosa e lo difendono, una coppia, un figlio, dei luoghi comuni, la possibilità stessa di parlarne seriamente. Il maschio giovane non è niente e dunque è libero, parla senza sfumature, come se cercasse di incidere o tagliare, come se nulla avesse peso. Lui lo guarda fisso, lo odia intimamente. Vorrebbe essere così. Lo è stato 25 anni fa, poi è diventato più umano, meno lucido, più indulgente e oggi lascia che il maschio giovane si prenda il centro della scena, parlando con disprezzo di un lavoro precario che lo mette vicino alle persone medie, quello che lo pensano di essere qualcosa, assurdamente. Poi la cena finisce e si apre quel momento in cui, dopo i saluti, guardando le case, le proprie scarpe e i cassonetti del vetro, si capisce che gli altri non ci riguardano, non ci interessano. Accompagna a casa una donna con cui ha un rapporto senza impegno. Lei si sta attaccando più di quanto hanno stabilito. Lui si protegge fingendo di non capire. Scopano. Comincia un dialogo dove le parole significano altro. Un discorso obliquo e pieno di rancore che ogni coppia conosce che non vi descrivo. Va avanti per ore, mentre la mente si riempie di residui. Le tute dei prigionieri, il maschio giovane, il gesto di tagliare, una pletora di dettagli alla periferia della coscienza che non sapeva di avere trattenuto. Pensa a un'auto, a un episodio della propria adolescenza, a una parola che non c'entra niente come esantematico o organolettico. Pensa alle piante, agli animali piccoli, agli insetti per esempio, a come ogni loro corpo esista in uno sciame e scompaia senza enfasi, senza credere di essere qualcosa. È orribile, ma non importa. Heidegger. Ciò che è sempre mio è addosso a quelli che mi siedono davanti, dentro vestiti fatti come i miei, nei gesti di questo secolo, nel mio linguaggio. I vagoni si fermano fra Bologna e il Policlinico. Io vi fronteggio pensando cose casuali, pezzi di infanzia, significanti puri. Voi potete guardarli mentre nulla mi appartiene. Eppure ciò che penso non uscirà da questa faccia, la mia vita impropria sarà mia per sempre. In New Order, nella cuffia, mimano un'adolescenza. Quando le porte si aprono entra un odore di gomma e di freni. Sono quello che vedete. La bonus track, più volte evocata, è il terzo ciclo. E mentre guardi le riviste, le vite dei calciatori in mezzo alle altre larve nella sala della chemioterapia. Sappiamo entrambi che non vivrai, sappiamo che non servono parole, perciò guardiamo la stanza o parliamo di Antonioni o di questo muro fuori filo, perché ti disturba, hai lavorato nei cantieri, è stata questa la tua vita. Ma oggi non importa, siamo felici di esserci ancora, di stare insieme qui, i maschi non piangono, le parole non contano. Grazie.